Circa 1.000 atleti provenienti da tutta Italia si sono misurati domenica 12 giugno nella quinta edizione del Trail delle Cinque Querce, la gara podistica outdoor di 28 km all'insegna della natura e dell'avventura che si svolge dai sentieri del Bosco di Fesagrande fino al Parco archeologico di Gravina in Puglia. Anche quest'anno si è confermato campione indiscusso l'atleta pugliese di Santeramo, Luigi Zullo, che ha bissato la vittoria dell'edizione 2015 con un tempo di 1 ora 56 minuti e 27 secondi. Seconda posizione invece per Giorgio Calcaterra, attuale detentore del titolo mondiale nella 100 km di ultramaratona, che ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 2 minuti e 30 secondi. Allora sentiamo proprio le interviste con i protagonisti. Il percorso era bello l'anno scorso ed è bello anche quest'anno. Quest'anno si toccano panorami ancora diversi perché si corre nella Gravina e un pezzo pure in città, quindi forse mi piace più questo perché è ancora più vario. Devo dire molto tecnico, però molto anche corribile nella gran parte del percorso. Bello, veramente una gara che rifarei volentieri. Ricordiamo che siamo stati i primi a fare il Trail Puglia e adesso che abbiamo raggiunto grandi numeri, ne è una prova evidente la manifestazione di quest'anno, dove abbiamo circa 1.000 partecipanti, ci ha spinto a fare questo trail speciale. Speciale perché? Innanzitutto abbiamo allungato il chilometraggio, abbiamo portato da 20 km a 28 km e poi c'è stato l'inserimento del materiale obbligatorio, perché un trail che per essere tale c'è bisogno di inserire il presupposto del regime di semiautonomia, corse in natura in regime di semiautonomia. E quindi quest'anno c'era l'obbligo di utilizzare materiale obbligatorio, tra questi riserva idrica e alimentare, che sono di supporto agli atleti durante questo viaggio di 28 km. Oltre ai soliti campioni che ormai si presentano, quest'anno c'è Vito Sardella, c'è il pluricampione del mondo della 100 km Giorgio Calcaterra, c'è anche Luigi Zullo che ha vinto due edizioni del Trail delle Cinque Querce. Quest'anno abbiamo un ospite speciale che è Ahmed Tunji, che è un nigeriano pescato in acque libiche, richiedente asilo, ospite a Poggio Orsini di un centro di accoglienza e quindi appassionato di corsa. E quindi al suo debutto sia la federazione sia la nostra associazione ha sponsorizzato la sua partecipazione a questa gara e quindi siamo molto lieti di aver Ahmed Tunji con noi. Inoltre c'è la partecipazione di 4 atleti sordomuti che si cimentano per la prima volta in un percorso trail. Il trail è bello anche per questo. Luigi, che percorso è stato? Che trail è stato questo? Beh, davvero bello, molto più difficile rispetto agli anni scorsi. È la terza volta che vinco qui, la prima edizione ho vinto anche l'anno scorso. L'anno scorso è stata dura, ma quest'anno è stato davvero impegnativo, soprattutto perché Giorgio stava ancora più in forma, quindi mi ha dato filo da torcere fino quasi a metà del tracciato. Poi me ne sono andato, ma il percorso era affascinante, tanto affascinante quanto duro. Le salite si sono davvero sentite dal 18° chilometro in poi. Ho faticato, ma comunque ho fatto la mia gara e ho fatto, diciamo, abbastanza bene oggi.